Incardinato nel Dipartimento di Matematica, ma con forte connotazione interdisciplinare, diciamo, tenuto in lingua inglese perché diciamo, punta a posizionarsi su un target molto elevato di studenti. Perché era molto avvertita l'esigenza di professionisti che riescano a mettersi in qualche modo a cavallo tra la conoscenza approfondita delle discipline matematiche e la conoscenza anche dei contesti ingegneristici ai quali queste discipline possono applicarsi. Oggi è molto importante la modellistica matematica, lo sviluppo di modelli e di capacità previsionale teorica. È sempre stato importante, ma ora lo è ancora di più perché le rapidissime dinamiche con cui evolvono i processi di sviluppo dei prodotti, dei processi, richiedono spesso di un po' di bruciare le tappe. Eccezionale testimonial di Tadeusz Ivonec è particolarmente significativo per molti motivi. Un matematico che ha saputo coniugare gli studi fondamentali con la chiara visione delle applicazioni, è sempre stato storicamente molto legato alla scuola napoletana e poi diciamolo è anche una persona di grandissima simpatia che ha saputo dimostrare e dimostra una napoletanità che come sappiamo insomma, è un nostro elemento distintivo. La matematica da sola diciamo, diventa alle volte anche un gioco, è alle volte troppo astratta. Ma quando viene a interagire con le applicazioni sia all'economia, come è accaduto nel caso di John Nash, che poi ebbe anche il premio Nobel in economia, sia nel caso di Ivanez per le applicazioni della matematica all'ingegneria, a quel punto veramente uno ha la sensazione di una disciplina utile, non astrusa e astratta. Le applicazioni nelle materie di ingegneria sono fondamentali, e la matematica ha un ruolo molto importante nelle applicazioni all'ingegneria in particolare. La regina delle scienze però ha una sua versione applicativa che specialmente nel corso di laurea in ingegneria si rivela e nella professione anche si rivela come centrale.